All'interno di questo laboratorio, chiaramente, vista la presenza poi di sistemi di stampa tridimensionale e in linea con quello che ulteriori istituti o strutture sanitarie, soprattutto al nord, che si sono attrezzate per produrre delle valvole di raccordo tra maschere sub, da snorkeling, per riadattarle all'interno delle terapie subintensive e intensive, anche noi abbiamo pensato di effettuare un processo di riconversione industriale. Delle varie linee di ricerca dell'istituto è presente un laboratorio di biomeccatronica, un laboratorio in sostanza che si occupa della progettazione e realizzazione e sviluppo di protesi ai fini della riabilitazione. All'interno di questo laboratorio, chiaramente, vista la presenza poi di sistemi di stampa tridimensionale e in linea con quello che ulteriori istituti o strutture sanitarie, soprattutto al nord, che si sono attrezzate per produrre delle valvole di raccordo tra maschere sub, da snorkeling, per riadattarle all'interno delle terapie subintensive e intensive, anche noi abbiamo pensato di effettuare un processo di riconversione industriale. Utilizzando un prototipo, un brevetto libero che la Isinnova di Brescia ha messo a disposizione, abbiamo prodotto in linea con le loro indicazioni delle valvole di raccordo. Queste valvole di raccordo consentono per l'appunto di utilizzare quelle maschere all'interno di terapie intensive e subintensive per una ventilazione non assistita. Attualmente abbiamo con i sistemi a nostra disposizione una produzione di 10 valvole al giorno. Con i nuovi sistemi saremo in grado di arrivare a una produzione delle valvole di raccordo di circa 50 unità al giorno. È chiaro che il laboratorio aprirà, e su questo stiamo già ragionando, a ulteriori sistemi e prototipi per l'appunto. Sistemi, diciamo, che non saranno solo le valvole, ma saranno per esempio delle maschere anche utilizzabili come dispositivi di protezione individuale e anche e soprattutto poi una serie di ulteriori sistemi che possono essere di ausilio allo stato di emergenza. Al momento queste 10 valvole al giorno a chi sono destinate? Intanto stiamo procedendo con la sperimentazione, siamo settimana scorsa riusciti ad avere un parere positivo, un'approvazione del comitato etico, quindi intanto approva l'utilizzo delle valvole per uso compassionevole, quindi in condizioni di emergenza. Intanto quindi le stiamo testando all'interno della nostra terapia intensiva, ma stiamo aprendo a sinergie chiaramente con il territorio, in particolare con la protezione civile regionale, ma anche e soprattutto poi con strutture ospedaliere ASL delle regioni limitrofe, per esempio la regione Campania, la regione Puglia e anche la regione Sicilia, con cui sono come dire, in essere alcuni contatti proprio per la messa a disposizione per uso compassionevole delle maschere e le relative valvole.